Oggi ricettina della ginestra, risottino sugli uccellini. D'altronde siamo sul periodo della caccia, c'è la caccia aperta e sono piatti in voga in questo periodo. Questo piatto tipico della ginestra, tramandato da nonni, de nonni, vedete questi uccellini freschi? Ne hanno sparato da po', ne hanno sparato stamani alla copertura della caccia. Si va a spellagnere. Questo è un piatto che anche per le Xavate, quando venivano a fare concerti a Firenze, passavano alla ginestra e si facevano fare questo risottino sugli uccellini, tipico ginestrese. Allora, vedete che specialità, ragazzi, che specialità. Con questa lama... Questa lama è sta coltella in tu la comprata da Polacchia a Prato vent'anni fa. Gli ha preso, diciamo, gli ha preso il colorito. Quando la lama prende il colorito, basta una riscia qua. Vedete, questa ruggine, questo filo rugginoso gli fa buono per il tetano, per l'antitetano, per il morbido, per, per, per le morro, per, per ogni cosa. Vedete, si va ad attaccare il petto. Se qualcuno ha dei dubbi che questi non siano degli uccellini, dei passerotti si sta sbagliando. Perché io so, sono reato proprio in uccellorologia e allora io gli uccelli ai volo. Questo è per dire gli è un passerotto, tipico della cinestra, differente da quello pistoiese, differente da quello pratese o da quello retino. Questo gli è un uccellino di Siede proprio, siete, vedete, vedete che spettacolo. E la cosa buona di questi uccelli che non si butta via nulla per dire anche che il sangue ci si fa roventini, ci si fa roventini con il sangue perché gli hanno proprio tipici, tipici. Vedete che spettacolarità! Sai, ma da canso, che forno gli ha combinato! Questo vi sai che fare? Sai fare quando tu fai il, sugino, il sugo dei crostini neri, i fegatini neri. Ecco, ho capito tanti ristoranti mi fanno a fare i crostini. Vabbè, comunque allora, che spettacolo, ragazzi, si va a impiattare. A impiattare con questo oh, ceglio di mistolina, questa mestolina da carcina, e si va, diciamo, a preparare il riso a parte. A parte. È perché è molto importante che ogni sapore prenda. Ma! Ah, C'è l'entano, la fiazza, te lei da coglione. Eh no, eh, vai, vai via, giù Allora, stavo dicendo Mi interrompe questo Allora, stavo dicendo Vedete? Pisellini? <ride> Comunque questo forno io lo rifò eh. Lo voglio rifare anche io in giardino Io basta un, un po' di terra Un po' di terra <ride> e, e via, e via